Cari amici del canale YouTube, buongiorno, buon giovedì a tutti. E lo so, è stata una serata tosta, una serata dura. Era già nell'aria perché dopo il 2-0 dell'andata dell'Inter a Lisbona era abbastanza prevedibile. Ma ieri è arrivata l'ufficialità. Sarà Euroderby in semifinale di Champions League. Sarà Euroderby, sarà un mese di maggio pesantissimo. Prepariamoci. È il metto e si va in battaglia. Perché? Perché ovviamente quando c'è il derby, lo sapete meglio di me, sono giorni pesanti, sono giorni di fibrillazione, sono giorni di alta tensione. Lo si vive normalmente nei derby di campionato, figuriamoci in un derby in Europa, due partite nell'arco di 6 giorni, quindi tutto quello che arriva prima della gara d'andata, il durante e il dopo, quindi saranno secondo me una quindicina di giorni davvero pesantissimi. E dopo 20 anni di nuovo Milan-Inter in semifinale di Champions League, l'ultima volta, lo sapete benissimo, è successo 20 anni fa. Il Milan riuscì a superare l'Inter in semifinale di Champions League e poi approdò in finale, dove poi batté la Juve ai calci di rigore a Manchester, una delle Champions League più belle conquistate dalla squadra rossonera. E dopo 20 anni si ripresenta quel match in semifinale contro l'Inter. Diciamo che sappiamo che la città di Milano in quei giorni vivrà dei giorni molto particolari. C'è chi dice già io non reggo la tensione, aiutatemi, non reggo la tensione. C'è chi in maniera così scherzosa dice bene, mi prenderò 10 giorni di malattia al lavoro perché non reggo, altri no, io vado, emigro fuori dall'Italia perché non riesco a reggere la pressione. Ragazzi, lo sapevamo che un derby in Europa avrebbe provocato queste sensazioni, questi sentimenti, queste ansie, queste paure, ma più che paure è il fatto di dover comunque lottare contro una squadra che secondo me sulla carta l'Inter, per come è costruita, per come gioca, per la sua fisicità, mette un po' in difficoltà il Milan. Paradossalmente, e poi scrivetelo nei commenti se ho ragione o meno, il Milan gioca meglio contro il Napoli che contro l'Inter, anche perché contro il Napoli il Milan ha giocato 4 partite questa stagione, no? 2 di campionato e 2 di Champions League. Innanzitutto, su 4 partite, 2 le ha vinte, 1 l'ha pareggiata e 1 l'ha persa. Ma anche quando ha perso contro il Napoli il Milan ha giocato bene. Vi ricordate all'andata, insomma, grande primo tempo del Milan, poi subisce il rigore, parlo del mese di a settembre, credo, insomma a inizio campionato, ecco. E poi quella partita lì l'ha perse. Nella gara di ritorno 4-0 al Maradona, il Milan sfrutta in quel caso la tattica del contropiede, e anche in Champions League tatticamente il Milan è riuscito a imbrigliare Spalletti, perché ha concesso al Napoli la possibilità di attaccare e poi di ripartire il Milan con l'efficacia giusta, colpendo poi il Napoli sia in contropiede, sia all'andata con il gol di Bennacer, sia al ritorno con il gol di Giroud su una bellissima cavalcata di Rafa Leao. Quindi paradossalmente una squadra forte come il Napoli, che sta vincendo il campionato con 20 punti di vantaggio sul Milan, è una squadra che il Milan riesce anche a contenere e riesce anche a lottare alla pari più o meno. Con l'Inter è vero che il Milan all'andata ha vinto il derby, ma al ritorno lo ha perso, e ha perso anche la Supercoppa in malo modo. Però proprio per come è strutturata l'Inter, io credo che la doppia sfida in semifinale sarà una sfida non semplice. Poi, al di là di questo, ragazzi, diamo anche le date, ormai le avete lette anche su Milan News ieri sera, le abbiamo pubblicate appena abbiamo avuto la notizia. Il 10 maggio, ore 21, Milan-Inter, Milan in casa. E poi il 16 di maggio, il ritorno Inter-Milan. Quindi
Il Milan gioca la partita d'andata in casa e giocherà il ritorno fuori casa. E saranno quei 6 giorni dal 10 al 16 pesantissimi, ma lo sarà anche tutto quello che arriverà prima, no? Perché già ieri Zhang, il presidente dell'Inter, ha lanciato il guanto di sfida al Milan, ha detto vogliamo vendetta di quella semifinale di 20 anni fa. Non sarà un ambiente facile e semplice a Milano, però tocca viverlo. Tra l'altro, la partita contro il Napoli, che non è stata anche qui facile dal punto di vista della gestione ambientale, quella con l'Inter, questa Champions League ci sta togliendo davvero tante energie. E a proposito di energie, ecco, questo è molto importante. Il Milan, prima di affrontare l'Inter il 10 di maggio, deve provare a fare quanti più punti possibili in campionato, perché quelle due partite con l'Inter toglieranno tantissime energie mentali e fisiche. Lo hanno detto tanti ex giocatori, quei giorni lì saranno giorni tremendi anche per i giocatori, che saranno agitati, magari dormiranno poco, penseranno a quelle partite, e lo hanno detto in tanti: Sandro Nesta, Ambrosini, tanti ex Milan, quando ripensano ai derby in Europa dicono sempre la stessa cosa: vanno via tante energie. Quindi cosa deve fare il Milan? Il Milan deve fare questo: conquistare più punti possibili in campionato prima di quelle due sfide. Perché? Perché il quarto posto non è ancora sicuro, e metti caso, con tutti gli scongiuri possibili, ma c'è la possibilità magari di non qualificarsi in finale, e quindi il Milan deve qualificarsi andando a prendere almeno il quarto posto, perché l'anno prossimo deve continuare questo processo di crescita e restare in Champions League, giocare ancora la Champions League. Sarebbe veramente brutto per il Milan vincere lo scudetto l'anno scorso, quest'anno addirittura arrivare almeno in semifinale, e poi cosa fai? L'anno prossimo non giochi nemmeno la Champions. È un qualcosa a cui non vogliamo nemmeno pensare. Quindi già a partire dal match contro il Lecce, in programma questa domenica alle ore 18 a San Siro, il Milan deve provare a vincere la partita, a conquistare i 3 punti, vedere poi cosa succede con le altre. Ci saranno degli scontri diretti: il Napoli con la Juve, l'Atalanta con la Roma, partita da tenere davvero sotto osservazione, perché Roma e Atalanta sono lì, la Roma un po' avanti, l'Atalanta un po' indietro rispetto al Milan, però quest'anno il quarto posto si deciderà per pochissimi punti. Poi dopo l'impegno con il Lecce ci saranno altre partite fondamentali per il Milan, per esempio le due gare contro le romane, Roma e Lazio, e poi c'è anche la Juve nel finale di campionato. Saranno 3 big match, soprattutto quello con la Roma, il Milan non può sbagliarlo. Era finito 2-2 all'andata, vi ricordate quella partita che poi ha dato il via alla crisi nera del Milan, una crisi che il Milan non aveva da 3 anni. E per quei 2 gol incassati nel finale di gara sembrava un 2-0 tranquillo e sereno a San Siro, poi quei 2 gol hanno rovinato tutto. Il Milan la partita con la Roma non la può sbagliare, partita che si giocherà all'Olimpico di Roma. Poi c'è anche la partita con la Lazio, dove il Milan ha perso 4-0 all'andata, e si chiuderà il calendario con la Juve alla penultima giornata. Però ripeto, il Milan deve fare quanti più punti possibili prima della sfida doppia in Europa con l'Inter. Il calendario dell'Inter nemmeno è semplice, tra l'altro l'Inter avrà anche la Coppa Italia di mezzo, anche lì saranno energie che andranno via, vedremo. Sarà un gioco di nervi, un gioco psicologico, oltre che atletico e fisico e tattico sul campo, ma anche l'ambiente deve fare la sua parte.